Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federico e sono qui oggi per l'unboxing di una nuova console per DJ. Andiamola a vedere insieme. Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, vi dico fin da subito, io sono Federico, parlo di DJ e produzione all'interno del mio canale YouTube. Quindi se siete interessati a dei tutorial, degli unboxing, delle recensioni, vi consiglio vivamente di iscrivervi al mio canale. Quasi il 60-70% di chi guarda i video non è iscritto al canale, quindi se siete interessati, per favore iscrivetevi. Questo mi aiuta ovviamente a portare sempre più contenuti, sempre contenuti più di qualità. Oggi siamo qui con un unboxing di una console nuova che mi è arrivata da parte di Hercules. Avrete già capito, penso, la maggior parte di cosa sto parlando. E andiamo a vederla insieme, andiamo ad unboxarla, a parlarne un attimo, a vederla nel dettaglio e niente, questo. Ok, probabilmente ora avrete capito. Ecco qui la nuova Impulse 500 White Edition. Di cosa si tratta? Si tratta di un'edizione limitata, disponibile soltanto in 1000 pezzi. Della Impulse 500, una console che sul canale ho parlato tantissimo, penso sia la console che ho più trattato nel canale, sia con la Gold Edition che con l'edizione standard. Perché? Perché personalmente è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto e per la fascia di prezzo a cui è venduta è probabilmente il mio prodotto preferito. Quindi ecco perché ne ho parlato così tanto sul canale ed ecco perché avevo voglia onestamente di avere personalmente questa Impulse 500 White Edition, che ringrazio ovviamente Hercules per avermela mandata anche in questo caso. Cosa facciamo? Andiamo a vederla insieme, parliamone un po' perché, come vi dicevo, è un'edizione limitata che offre determinate cose che nell'edizione standard non ci sono. La prima cosa tra tutte, e appena aprirò la scatola capirete subito, è la custodia. Come potete vedere, infatti, è presente una custodia. È simile alla custodia della Gold Edition, solo che ovviamente non è oro. Quindi, cosa abbiamo? Abbiamo la custodia innanzitutto inclusa per portarla in giro. Custodia ottima, ne ho già parlato, ripeto, nel video della Gold Edition. È costruita molto bene, abbastanza rigida, perfetta per portarla in giro. Eccola qua. Andiamo a togliere innanzitutto il resto delle cose. La prima cosa che troviamo è questa. Di cosa si tratta? È il cavo USB per collegarla al computer, per controllarla, nero e argento, quindi in edizione limitata, diciamo esteticamente simile alla console, molto carino come sempre. Qui invece abbiamo il laccio per la tracolla, per la custodia, marchiato Hercules. Eccolo qua. Qui abbiamo ovviamente il manuale per le istruzioni e qui abbiamo la console. Andiamo a rimuoverla subito dalla custodia. Cosa troviamo qua? Questa qua è la licenza che mi è stata fornita per Serato DJ Pro, perché una delle cose che offre questa console, oltre alla console ovviamente e alla custodia, è una licenza per Serato in versione Pro. Come vi dicevo, ecco la custodia, è una custodia con dentro dell'imbottitura per non rovinare la console. Fatta molto molto bene. Ora siamo rimasti al bello, ovvero la console. Eccola qua, andiamo a togliere la pellicola insieme. Impulse 500 White Edition. Non scherzo quando dico questa è la mia versione preferita esteticamente. La versione Gold, come differenza principale, aveva il fatto che non era completamente gold, aveva infatti le parti laterali nere, mentre solo la parte centrale gold con le rifiniture. Questa qua invece è completamente bianca, come potete vedere, è bianca sia ovviamente nella parte di deck oltre che il mixer, ma è bianca anche nella parte laterale, come potete vedere, anche nella parte posteriore è effettivamente bianca. Quindi mi piace veramente, veramente molto questa. Allora, la console rimane sostanzialmente la stessa. Esteticamente, oltre alla differenza che abbiamo appena visto, come vi ho detto, è un'edizione limitata, pertanto è numerata da 1 a 1000 per i 1000 pezzi che sono presenti nel mercato, insomma. La mia versione è la 356 e quindi, come possiamo vedere, c'è il numero che dice che questa è la 356 di 1000 e sono stato abbastanza fortunato, devo dire. Dal punto di vista delle caratteristiche della console, invece, è la Impulse 500, quindi
abbiamo tutti quanti i vantaggi, insomma ci sono un po' di differenze, tipo ovviamente qua abbiamo la parte del V-meter bianca, però insomma le caratteristiche della console sono le stesse. Concludiamo questo discorso con che cosa offre questa versione limitata. Innanzitutto la versione limitata della console, quindi una versione bianca, una versione numerata da 1 a 1000 per i 1000 prodotti che ci sono in circolazione. Altra cosa che offre, come vi ho detto prima, è la licenza per serato in versione pro, non da sottovalutare perché è un costo ovviamente da sostenere se non è già presente. E infine, ultima cosa, ma non meno importante, abbiamo la custodia rigida per trasportarla. Quindi al prezzo di 400 euro a cui viene venduta, oltre alla Input 500 abbiamo la licenza per serato DJ Pro e la custodia. Prezzo quindi molto interessante perché, considerando che la console da sola costa tra i 250 e i 300 euro, con anche queste due cose arriviamo facilmente ai 400 euro a cui viene venduta. Quindi, se siete interessati ad acquistarla, vi lascio qui sotto il link per acquistarla velocemente perché ci sono soltanto 1000 pezzi in circolazione. Mi sono messo da parte la Impulse 500 standard e la Gold Edition per farvele vedere tutte e tre assieme. Un secondo che le preparo. White Edition, Gold Edition, che come vi dicevo e come potete vedere ha soltanto la parte del mixer oro, e questa è la standard. Io ragazzi vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, spero che vi piaccia questa White Edition. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo prossimamente con nuovissimi altri video. Qui da Federico è tutto.